Confucio, prima di morire, disse Confucio sul letto di morte, disse questa frase, disse riguardo al sesso, disse e morì. Tutti, che ha detto, perché era importante. Insomma, alla fine quello che si è capito, insomma, con le poche parole, era rivolto all'uomo e detto: uomo, che ti metti a fare il sesso come fosse la cosa più importante se dopo mezz'ora c'hai voglia di rifarlo? Questo è come se non l'avessi mai fatto, e allora non lo fare, il sesso è faticoso. D'altronde, tra uomo e donna c'è un divario. La donna, per esempio, per fare sesso deve essere stimolata nei suoi sensi, i suoi 5 sensi. O 6 sensi, se la donna ha il 6° senso ne ha 6. O 7 sensi, la donna fa senso per quanti sensi c'ha. E la donna deve essere stimolata in tutti i suoi sensi contemporaneamente, per eccitarsi, per avere quell'energia. La donna deve essere stimolata nel fare sesso, magari vedendo un tramonto, sentendo una musica dolce, assaggiando qualcosa al palato che le piace, di dolce o di salato. Deve vedere, una margherita, un fiore sbocciare, sentire un profumo. Questo serve alla donna. A un uomo serve un culo, vede un culo e si eccita. L'uomo è molto elementare in questo. L'uomo poi, quando è eccitato, ha il testosterone a 1000. Amore, dove sei? Dove sei? Magari in quel momento il suo amore non c'è, perché magari è andata via, perché magari, che so, è andata all'outlet perché c'era uno sconto sulle borse e le scarpe. E allora l'uomo ha un vuoto che deve riempire o con un amante in 3D, anche senza occhialetti, o con degli oggetti chiaramente, oggetti che possono sopperire a quel vuoto, riempire. Sono degli oggetti che si possono acquisire con pochi danari, vedi? Questo, per esempio, è per l'uomo che non deve chiedere mai. D'altronde, che chiede a fa? È da solo a casa, si alza e so via. Lo vedi come sta? Ecco, questo, per esempio, che sembra una piccola borraccia, in effetti è un motore a induzione di facile intuizione. Anche l'inserimento, no? Voglio dire, anche uno con la terza media lo può mettere tranquillamente, no? Non è che bisogno, anche con le scuole serali, tu lo metti e questo ha un filo, quindi non perde un colpo, e questo ha 4 velocità, l'uomo lo inserisce, vedi, e può fare 2 cose contemporaneamente, fare all'amore e vedere la partita, no? Come si dice, con una fava 2 piccioni e i piccioni non sono nemmeno i suoi. Comunque, eccolo qui, ci sono tanti oggetti per la donna, eccolo qui uno, è di design, pensate, questo è stato lanciato da poco sul mercato, c'era un mercato, è stato lanciato a momenti via uno Andenò, occhio, che questo oggetto è di design. Questo, pensate, è stato disegnato da Giugiaro, anzi dalla moglie di Giugiaro, dalla signora Giugiara, che lo ha disegnato con gli avanzi della Fiat Panda. Ci ha fatto questo disegno qui, e la signora Swarovski ha fatto questa spirale di brillanti. Ora, questo oggetto, chiaramente nero, va su tutto, è sconsigliato porlo nella borsa, si nasconde troppo. Questo è un oggetto che può far pandan con la parure. Questo lo metti con una parure di brillanti, un braccialetto, un tennis, gli orecchini, insomma, ecco, questo va lasciato in mano, anche queste donne bellissime, eleganti, che vanno alle inaugurazioni, al red carpet, che ne so, no? Ecco, vanno all'opera, ecco, tu sai, queste signore tutte con la pelliccia viva, capito, le cose tutte così. Ecco, si può fare così, anche conversazione, puoi dare anche indicazioni della strada. Signora, scusi, dov'è il bagno? Guardi, giù in fondo, gira la seconda, va dritto. Ecco, l'unica cosa negativa di questo oggetto qui è che perde i brillanti, li perde. Ma come si dice, la casa nasconde, ma non ruba, per cui con una piccola luce si possono ritrovare. Anzi, può servire a mettere a tacere quegli uomini che volgarmente dicono: Madonna mia, e che ce l'hai d'oro? D'oro no, ma mi brilla. Adesso ti fa vedere con una piccola luce. Oh, ecco qua. Poi ce ne sono altri, eccolo qui, per esempio questo. Questa è la virgola dell'amore, avvinta come l'edera, dicono, come quelli che dicono del settore. Questo, per esempio, è di anche facile intuizione, si inserisce così. Questo lo inserisce l'uomo, ma par che piaccia molto alla donna. Ma perché? Perché questo oggetto all'interno ha un'anima d'acciaio a tungsteno temperato, per cui è molto duro al tatto, ma ha all'esterno una coltre di silicone morbidissima. Cosa succede? Che nel momento in cui l'uomo lo inserisce, il momento catartico, del momento dell'andirivieni, del
il via vai del tran tran quotidiano, vai, vengo, vado, vengo pure io, aspettami. Ecco, in questo momento qui la donna impazzisce, almeno questo dice l'istruzione. Secondo me serve solo all'uomo, perché dentro c'è il fil di ferro e non lo fa piegare. Però un'idea mia, per carità, posso sbagliare. Questo, per questo come fa? Questa qui, questa è straordinaria, questo è l'ultimo ritrovato della scienza e della tecnica, questo sembra un telefono, sembra un dito, vedi questo qua? Oh, questo è di design, questo è stato disegnato da Pininfarina su consiglio di Dolce Gabbana, è stato disegnato questo oggetto ergonomico, perché erge, vedi come erge, e questo c'ha un motore a induzione che dà paura, vedi? Questo prima velocità. Oh, prima velocità, questo non fa prigionieri, questo... A parla chiaro se va, ecco. Prima velocità. Questo leva le mattonelle, questo al bagno, smura le pareti. Gli manca la parola sto coso. Questo qui si può utilizzare col motore a induzione. O si può utilizzare col motore a scoppio, 3 cavalli della motozappa. Questo qui uno può levare le pareti, fare le tracce per i tubi, può coltivare l'orto, fare i lavori stradali. Addirittura a Roma con questo ci fanno la metro C, perché è fantastico. Questo si può utilizzare però anche senza motore, a secco, così ti puoi grattare la schiena, è facilissimo, girare il sugo com'è, manca di sale, oppure può essere utilizzato a Natale quando devi fare tanti regali, devi fare i pacchetti col fiocco, ti manca sempre qualcuno che mette il dito, ci metti questo e hai risolto. Ora chiaramente questi oggetti... possono essere venduti porta a porta, possono essere venduti via internet in modo anonimo, quindi senza indirizzo né nome, c'è solo la tua foto, così il portiere lo sa a chi lo deve dare. Oppure si possono comprare in tantissimi sexy shop, di cui anche Roma è fornita. I sexy shop mettono un po' paura, perché da fuori sembrano, mettono un po' timore, perché da fuori sembrano dei musei della tortura medievale, da fuori. Poi vai dentro, sono proprio musei della tortura medievale. Quindi, però alcune donne sono emancipate, per cui durante il momento della spesa, col carrello, con le croste di sellero che escono e le puntarelle, con i broccoletti, vanno nel sexy shop. Oh, quanta roba nuova, oddio, voglio quello, quale? Quello rosso, non glielo posso dare, quello è l'estintore, signora, se no me levano la licenza. È fantastico tutto ciò, io farei cadere queste cose nel profondo, nel preterito, giù, nella memoria più profonda, recondita nostra, nascosta. Questo, in effetti... La cosa che accomuna questi oggetti è la durata, c'è proprio uno studio scientifico che ha parametrato questi oggetti collocandoli intorno a una durata di 40 minuti di media, l'uno. Quindi non c'è competizione con l'uomo che dura 11 minuti, compresa la sigaretta finale e 2 chiacchiere all'inizio. Quindi... l'uomo chiaramente ha invece un minimo comune denominatore, che è l'inizio del momento della libido, cioè quando il testosterone mette la baionetta intorno alle 23. Questo c'è proprio anche nel documentario di Piero ad Angela. Piero ad Angela dice proprio questo. Dice che l'uomo è proprio alla sattizia intorno alle 23. E questo la televisione lo sa, la televisione che veicola tutto, veicola cultura, musica, canto, politica e veicola anche sesso. Certo, il sesso non lo veicola nei primi canali, nei canali a una cifra, le veicola nei canali a 3 cifre, giù nel profondo, nello sprofondo del telecomando, nei canali a 3 cifre, dopo Al Jazeera, per capirci, tra Al Jazeera e Padre Pio c'è una zona franca, una terra di nessuno, dove ci sono questi canali che fino alle 22 sono innocui, vendono cose innocue, tipo vendono fallimenti di tappeti, non so perché quelli che vendono i tappeti dopo un po' falliscono tutti, che uno dice scusa, o sai, ma vieni a Gallaroste, no, comunque vendono fallimenti di tappeti, rinnovo locali, vendono per esempio opere d'arte, dei grandi quadri del maestro
Vatte la Piandia, che è un fiammingo, ed, che vendono ste croste così, eh. Vendono per esempio i brillanti della corona d'Inghilterra, 30 euro, te pidi tutta la corona, te prendi pure la regina, ecco, la matita quella per riparare la macchina, tu c'hai un graffio, passi quella e si ripara, cioè hai fatto un tamponamento sulla Salerno-Reggio Calabria, è colpa tua, tu pia la matita, esci dalla macchina e dici ai camionisti, non vi preoccupate, guardate... Guardate che c'ho la matita, sai che fine fa qua la matita? Comunque vendono la pasticca giorno e notte, le macchinette quelle che ti fanno tremare tutto, quelli per gli addominali, la crema per farti venire la tartaruga, tutte queste cose belle. Alle 22, alle 23 scatta l'ora X per cui sbaraccano baracche e burattini, levano le stimmati di Padre Pio, la corona, la regina e tirano fuori sti divani maculati, no, in pelle finto sky, dove sopra ci sono tutte queste donne, ah, tutte nude, che con le chepiere, sai, con le calze a rete, oh, che si struciano, si toccano, questi zatteroni, questa specie di marciapiedi attaccati, ah, 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 che più che eccitarti, sembra che stiano male con l'ossa, ah, ah, sta umidità, gliela fa più, so due giorni, ah, ah. Che sembra che hanno preso la crostata senza tovagliolo. Ah. Chiama l'amore in privato 88 7298 7475 7598 66 841 8899. Tu cambi canale e ancora lo continuano i numeri sull'altro canale 5987. Chiamami in privato amore 872 598. Sei pronto? Pronto amore? Ciao amore, chi sei? Telefono Ugo. Come ti chiami amore? Non ti sento, parla forte. Non posso parlare forte, stanno tutti a dormire, non posso parlare forte. Chiama amore in privato 5249 88729 849. Ah, chiama in privato. No, 3 ore per predalina, dai, fammi lo telefono adesso. Come ti chiami amore? Ugo, chi chiama Ugo? Carlo? No, Carlo è mio fratello, io mi chiamo Ugo. Amore, non ti sento, cosa vuoi vedere? Volevo vedere il culo, se era possibile, volevo vedere il culo. Non ti sento, amore, come ti chiami? Ugo. Sebastiano? Sebastiano, amico mio fratello, mi chiamo Ugo. Cosa vuoi vedere, amore? Il culo, volevo vedere il culo, volevo vedere il culo. Ti potevi girare e vedere il culo. Vuoi vedere il seno, amore? No, no, volevo vedere il culo, telefonato proprio per vedere il culo. Amore, vuoi vedere il seno? E il culo, telefonato per vedere il culo. Costa 3 euro l'ora, voglio del culo, che ci faccio lì? Vuoi vedere la passerina, ma è il culo, telefonate per vedere il culo. Chiama amore in privato 7988652468888. Pronto? Scusa, mi sono bloccato, scusa. Come ti chiami? È il culo mi chiamo. Cosa vuoi vedere? Ugo, voglio vedere Ugo. Ora io su questo sesso stenderei un velo pietoso, ma perché è pietoso il modo con cui ci viene gettato in faccia. L'unica cosa invece certa di tutta questa televisione è la televisione stessa. È la televisione che rimane amica per tutta una vita. Una volta che uno ha attaccato il sesso al chiodo, rimane la televisione. Io questo lo so per certo perché mio padre, dopo mia madre, ha conosciuto Valentina, che non è una donna, è una poltrona, comprata in televisione prima delle 23, chiaramente, con tre motori. Uno gestisce le gambe, no? Perché mio padre le gambe gli fanno più, qui prende le gambe, le ciornola, le sgrulla, le rimette a posto, prende le braccia, le gira, muove i polsi, le ciornola e le rimette a posto, un altro alza la persona perché padre non gliela farsa, solo che mio padre sbaglia per cui va tutto a testa indietro, il sangue va alla testa, poi va su in alto e poi si mette dritto, manca un centimetro per toccare terra, ma lui ha paura per cui si aggrappa come il gatto alla poltrona e non vuole scendere, e tutti a dire papà è finita la poltrona, devi scendere, è arrivato a fine corso. Non mi accompagno al bagno, ma mica è una badante, è una poltrona. Sordi buttati, e se ne va verso il bagno. Ora mio padre con questa poltrona, a mio padre piace vedere la televisione non di sera che si addormenta, di giorno, solo che prima che trova una posizione si è fatta l'una, le 13, per cui della televisione vede soltanto Medicina 33, che gli piace perché tutte le malattie le sa, le conosce perché le vive, quindi ci si ritrova. Dove c'è quel giornalista, quello giovane, quello con la voglia di riporto, quello che pare che veda ma non ci vede, va a tastoni, Luciano Onder. Buongiorno, oggi parleremo
Parleremo del pus, delle vesciche col pus. Madonna santa, all'ora di pranzo tira fuori certi argomenti. Parleremo anche delle emorroidi. Emorroidi, Anna, ce l'ha avute, vi avvedete, ce l'ha avute, interessante. Ma prima di parlare di emorroidi, parleremo di un problema che affligge gli italiani, precisamente il meteorismo. Ne parleremo col professor Venticelli, dalla clinica Aria Nuova. Professore, quando il meteorismo è pericoloso? Quando siamo in ascensore? È più pericoloso per noi che la facciamo e scendiamo o chi rimane nell'ascensore per altri due piani? Ci dica. Ma prima di parlare di meteorismo, parliamo di prostata. Capirai, mi pare la prostata l'ha fatta due volte, per cui è interessato. Ah, prostata, Anna, via a vedere, cori, interessante. Parleremo di prostata nella rubrica C'è prostata per te. Si vede che a parlare di prostata poi, in effetti, mio padre si è annoiato, per cui si è addormentato, ma col dito sul telecomando, per cui la televisione è andata avanti, è arrivata al canale 280, è arrivata ai canali tedeschi, che davano a quell'ora le donnine sui divani. Unze stinsweich, in zicca, zicca, unzweich, anzwei, drei, ich, ah, ah, Mercedes-Benz, unze stinsmich, in ningi, ah, ah. A ste urla, mio padre si è svegliato. Anna, stanno a parlare dell'artrosi alle ossa, vi a vedere. Mia madre di corsa è arrivata, ha visto, ma che te stai a vedere? Ha preso il telecomando e tentava di cambiare. Ora i telecomandi, quello della poltrona e quello della televisione, sono diversi per chi c'ha 10 decimi. Per mia madre che c'ha un decimo per occhio è tutto uguale, per cui ha preso il primo telecomando. Ma che te stai a vedere? Guarda, ma che te stai a vedere? Nino, guarda, ma io non lo so, ecco, mo si è rotto pure il telecomando, vedi che non funziona. Nino, lunedì bisogna chiamare il tecnico della televisione, che questa non funziona. A che ci stiamo? Chiamo pure quella della poltrona e questa non è che va tanto bene. Io però devo andare lì, veramente, che ho fatto tardi, devo andare lì. Non posso rimanere, rimarrei tanto volentieri.